Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Ore Talk. Ci siamo, è arrivato il momento di ospitare un'altra bimba prodigio dei film horror. Dopo aver avuto qui con noi Jacopo Mariani, già la vedo, abbiamo Silvia Collatina. Sta per entrare Silvia. Ciao Silvia! Ciao! Come va? Come stai? Sto bene, sono molto contenta. It's a pleasure, it's a real pleasure for me. Ecco, bella frase. Allora, Silvia, prima di arrivare ovviamente a tutto ciò che noi già conosciamo in qualche modo di te, no? Sei la bambina prodigio, sei la bambina Silvia, Jacopo Mariani, il bambino simbolo di Terre Argento. Marco Vivio di Lamberto Bava, stiamo cercando di contattare, anzi veramente sono già entrato in contatto con lui, ma vediamo un po' se riusciamo a fare questa diretta. E tu sei la bambina prodigio, in qualche modo, la bambina simbolo dei film di Lucio Fulci. Sì, esatto, se ognuno ha il suo diciamo, padrino, è veramente un piacere di essere un po' la rappresentante della... Io non la chiamerei neanche della fazione fulciana, però del regista a me tanto caro e a molti anche tanto caro. E quindi sì, siamo gli ex bambini, gli ex bambini. Tra l'altro, Silvia, tu non so da quanto tempo stai sui social, no? Perché io anche parlando con Jacopo, pure lui, no? Dicevo, non sapevo che c'era questa voglia, no? Di andare a ricordare, a conoscere i grandi protagonisti dei film del passato. Tu quando sei entrata nei social, oppure già eri dentro ma non lo sapevi, sapevi che appunto c'era questa voglia da parte della gente di conoscere tutti gli interpreti, gli attori, soprattutto i bambini che avevano fatto in qualche modo la storia del cinema horror italiano? Allora, sì, perché io sono entrata su Facebook nel 2009 proprio perché sono stata contattata da un agente in quanto Fulci è diciamo più rinomato all'estero, no? Ecco. E c'è una grande passione per Fulci oltreoceano, soprattutto negli Stati Uniti, anche in Sud America, ma anche in Europa sicuramente. E quindi sono stata contattata per fare una convention, ho iniziato con una convention negli Stati Uniti Ecco. nel 2009. E da lì ho visto veramente, vabbè, io sono sempre stata appassionata di horror, però la passione, l'amore, proprio Ecco la... Jacopo, scusami Silvia, abbiamo parlato di Jacopo subito all'inizio, ecco Jacopo Mariani. Ah, Jacopo! Ti Eccolo là. da morire. No, Jacopo è come se fosse un fratellino, un compagno di Le Gemelline di Shining, no? Io e lui però su altri fronti, però sono molto contenta che ci sia. Assolutamente, posso confermare che siete dei grandi simboli, tutte e due. Tu con il tuo Grazie. urlo, lui con il coltello, siete proprio dei simboli. Cioè, quando si pensa a Lucio Fulci diciamo all'infanzia, no? Sono i due simboli proprio. E tra l'altro, fateci tutte le domande, vedo già delle domande, tra poco ne leggeremo una alla volta. Fateci tutte le domande, leggerò tutte le domande, così come abbiamo fatto anche con il maestro Lamberto Bava, con Daniele Misischia, non vi preoccupate, leggerò tutto. Stavi dicendo, Silvia, stavi concludendo il discorso? No, che quindi ho iniziato con la convention negli Stati Uniti e ho visto l'amore proprio che i fan hanno nei confronti degli attori, in questo caso degli attori di Fulci, ma dell'horror in generale. Io sono veramente contenta di questo perché io in primis sono una fan, penso come tutti Come quanti, tutti noi. quindi esatto, lo vivo in entrambi le situazioni, insomma. Allora, iniziamo a leggere qualche piccola domandina, poi ovviamente parleremo io e te, insomma, approfonditamente di tutta la tua, diciamo, carriera. E allora, Fede ci dice, quanti anni... Ma si dice una signora, ma è una signora, non si dice una signorina, pure signora, signorina, non so se deve essere signora o Ma io non ho signorina. problemi, tanto possono risalire. Comunque io ho quasi 50 anni. Quasi Vabbè, 50 anni, comunque. Fede, ecco, che stanno chiedendo. Eccomi per la prima volta su Instagram con voi. Ciao Silvia, ciao Tania, ci dice Mauro Fracchetti. Ah, ciao Sì. Mauro, come no? Ciao Grazie, Mauro. grazie. Se Orduro ha fatto anche questo miracolo, scherzo, Io scherzo. ti ho fatto un pochino. Grazie a Anche che Polipo, grazie a Polipo Nigino che ha detto Tania sei mitica, ma non qui l'unica mitica è l'ospite in questione. Ciao carissimo, un grazie. bacione, ci dice Jacopo, un abbraccio, ci dice Crima. Allora, partiamo. La tua infanzia pre-horror,
cinema, cioè quindi praticamente dai 0 ai 4 anni praticamente. Sì, perché ho iniziato a 5 anni e mezzo e a 5 anni e mezzo la mia infanzia è stata bellissima e ho avuto anche una parte dell'adolescenza bellissima, sempre mezzo all'horror perché cioè, molte persone lo diventano in quanto fanno un film e poi magari diventano un po' icone del settore in quanto tali. Io invece l'horror lo vivevo già da prima, da sempre. Da sempre avevo le bambole, invece che portarmi le bambole, avevo i teschi, gli scheletri. Adoro. È fantastico. Io quando me lo ricordo ancora andavo in giro con le bambole, con i teschi dentro le borse con la copertina, poi li mettevo il vestitino perché mi dava l'idea che avevano freddo, erano scheletrici. E quindi sempre con tutta la famiglia a guardare sempre i film dell'orrore, una passione. Quindi l'associo al focolare, al caldo della famiglia, ecco perché per me è un'associazione, non è l'horror in quanto tale. Io adoro l'horror perché è nelle mie viscere, cioè, fa parte di me da Certo, sempre. certo. Tanto saluto anche Davide Pulici, che avremo con noi, tra Davide, l'altro, nell'appuntamento mensile. Colgo l'occasione per certo. ricordare l'appuntamento mensile che abbiamo con Rassegne Notturniane. Preparatevi perché parleremo dell'autobiografia di Lamberto Bava, di Diabolik e di tante altre cose. Allora, mi spieghi come sei arrivata al cinema? C'è mamma? Chi c'è dietro alla prima... Al primo, dunque, l'approccio è stato che Certo. vabbè, i miei genitori erano comunque, mio padre era un artista, era un famoso jazzista e stava comunque nell'ambiente dell'arte. E quindi in questo volevo dire anche che mi collego molto anche a Jacopo perché abbiamo parlato a lungo e siamo nati in un ambiente artistico, musicale, per un scultore e varie altre cose. Quindi l'arte dentro comunque ci stava fin da piccola. E poi è capitato che un'amica di mia madre, aveva le figlie che facevano i film, e ci ha portato a fare i provini a me, mia sorella, mio fratello, e siamo entrati e parliamo del 1977, tanto tempo fa. E da quel momento c'erano anche molti meno bambini, eravamo pochi, eravamo molto, molto ricchi e conosciuti. Facevamo veramente, giravamo tantissimo. Io ho i diari di mia madre che si scriveva ogni giorno, andavamo a fare provini, continui provini, provini su provini, film. Quasi non ti dico 2 volte a settimana, ma è sempre stato l'agenda piena di impegni. E noi eravamo bambini semplici, andavamo da casa vestiti come andavamo a scuola e anche sul set andavamo con i vestiti anche nostri. Non andavamo senza trucco, così come eravamo, quindi Però in maniera semplice, assolutamente come era un semplice. po' anche l'epoca, no? Assolutamente, con le camicie con a V, no? Quel tipo la famiglia Bradford. E quindi in alcuni film io ho girato con vestiti miei, tipo nel film Il Grande Camano, io avevo i vestiti miei, una bambola, delle cose, me le ero portate via. Però era bello così, perché era visto molto molto spontaneo, semplice, non era assolutamente, non eravamo artefatti, eravamo così com'eri. Se ti mancava un dente, giravi lo stesso, così È com'era. vero, è vero, è vero questa cosa qua. Questa è una bella puntualizzazione sul fatto del dente, perché è vero, ci stavano questi film dove non c'era, se avevi qualche lentiggine, anche qualche brufolo si vedeva, c'era, è vero, questa cosa è... Quando ha fatto un film del Grande Caimano, io mi ero preoccupata perché mi erano cascati 2 denti e invece, siccome dovevo fare una parte impertinente, mi dissero che E andava tra poco ci benissimo. arriviamo, anzi tra pochissimo, perché è del 79, quindi è la tua prima grande esperienza in qualche modo a livello proprio forte cinematografica. Ieti, sei mitica Silvia, che ricordi hai di Lucio, ne parleremo tra poco, ci ricontraccambia il saluto Davide Pulici, strepitosa Silvia, XII Pasqua, saluto tutti ragazzi, allora buonasera a tutti, ciao Vampira Lilith, Alice. Allora, parliamo del fiume del Grande Camano, che io non ricordo bene. Lo vidi Ok. tantissimi anni fa, su Rete 4, quando era ancora Fininvest, ricordo, Bellissimo. credo in seconda serata, poi non l'ho più visto, quindi sinceramente ricordo poco. E film che dovrebbero far vedere comunque più spesso, a prescindere, quelli degli anni 70, soprattutto, ahimè, peccato, si ripropongono sempre gli stessi. Come sei arrivata dal Grande Caimano? Dal Grande Caimano perché comunque era il periodo che forse il 79 è il periodo dove giravo di più, continuo pubblicità, film, ho fatto un sacco, non ho fatto solo horror.
o thriller, ho fatto anche tantissime altre cose, anche di teatro, e quindi mi chiamarono e fui scelta perché dovevo fare, non so adesso se è stata come è nata, cioè se dovevo fare la figlia di Fabrizia Castagnoli, che tra l'altro è anche una doppiatrice molto, Anche perché molto sei famosa. piccolissima, che età avevi in questo? Avevo 7 anni, circa 7 anni, sì, 7 anni e mezzo. Mi ricordo, era giugno, mi sembra, del 79. E siccome Fabrizio Castagnoli aveva i capelli rossi, non so se appunto chi, o io mi hanno associato lei o lei, ma no, quindi dovevo fare sua figlia. È stata un'esperienza, io mi ricordo tutto, mi ricordo come se fosse ieri. Infatti, poi con Sergio Martino gli ho raccontato anche un sacco di cose, perché veramente è come se fosse ieri. Per me, tutte queste Certo. esperienze sono incastonate come se fossero l'ambra e io Senti, dentro che ricordi? che. Di solito quando siamo bambini del film, ricordiamo un odore, un'immagine, mentre il regista sta girando. Ecco, di questo film, che ho visto il trailer, fantastico, perché c'è questo trailer, ragazzi, che sembra che poi non sarà così, sembra proprio che il coccodrillo stia masticando. No, e scrocchia le ossa, è bellissimo. Guardatevi il trailer solo, che è fantastico. Devo tenere in considerazione che sono passati veramente più di 40 anni, quindi all'epoca, cioè, magari non so, io faccio vedere i film alle mie figlie, dicono però 40 anni fa avevano il loro perché, insomma, no? Erano fatti in maniera, cioè, destavano preoccupazione, erano effetti speciali molto all'avanguardia. Sì, il coccodrillo era il Però grande caimano. diciamolo, manca l'artigianalità che c'era una volta, la bella Non artigianalità che c'era una volta, nei suoni, nel trucco, che oggi non c'è più, oggi è tutto si sa più. riprodotto. No, infatti io non riesco più, mi sono fermata veramente 90 qualcosa nel 2000, non riesco più a vedere i film di oggi, non ci riesco. Non mi fanno più. Poi la cosa brutta è che non mi fa più paura niente, per cui è inutile che vada a vederli. No, io se non trovo qualcosa che mi fa paura, allora preferisco tenermi stretti i miei adorati film degli anni 80, 70, Grandissima, 80, eh sì, che abbiamo tutti belli là in DVD o in Blu-ray assolutamente. oggi come oggi. E insomma, dici, Speciali raccontaci dell'epoca. un po', che so, il fiume, che cosa. Allora, no, innanzitutto gli odori l'abbiamo girato nello Sri Lanka. Un'isola bellissima dove stavamo in questo bellissimo resort, c'erano tutti gli attori, c'era Mel Ferrer, Barbara Bach, il povero Claudio Cassinelli, e Lourdes del Santo, tanti tanti comunque attori, e mi ricordo che io mi ero portata naturalmente un teschio perché era il mio bambolotto, e pranzavamo spesso con Mel Ferrer, che tra l'altro parlava anche italiano, e lui con me dava da mangiare al teschio. Eppure lui si metteva a giocare con me e dava da mangiare a teschio, quindi l'ho condizionato pure Bellissimo a lui. questo racconto. Barbara Bach, bellissima, e siccome sono anche una grande appassionata di Beatles, è stato un dispiacere perché è incredibile che io andavo sempre fin da piccola a dire: ti piacciono i Beatles, ti piacciono i Beatles. Lei fu l'unica alla quale non lo chiesi, e poi divenne la moglie di Ringo Starr. No, E questa è vabbè, una. questa non me la ricordavo perché io sono in cosa. Però voglio dire, questa cosa è fantastica. Pensa un po' chi avevi davanti. No, è davvero, guarda, infatti Barbara, se mi vedi, ricordati di me. Tanto risale, pure lei parlava anche un po' italiano, ma poi mi ricordo le scene un po' più cruente. Abbiamo girato in laguna, cioè cruente, insomma, relativamente cruente, in laguna alle 4 di notte. Per me era una cosa, un evento, le 4 di notte dentro la laguna, che poi era Faceva bassa, caldo l'assemblea. però. Sì, perché poi comunque era il Ah, ecco. periodo estivo, ma sì, certo. E mi ricordo soltanto un aneddoto: a un certo punto sul set era notte, incominciò a diluviare e poi si sono tutti dileguati. Io sono rimasta da sola. Mi ricordo che praticamente mia madre era sparita, tutti sono scappati in fuggi, fuggi. A un certo punto ci Certo. stava lo staff indiano del posto, insomma, che mi hanno detto: vieni in macchina con noi e così ti ripari. Io entro dentro questa macchina, per carità, ma siccome mia madre mi aveva inculcato il sospetto di tu, attenta a quello, attenta a quella, entro dentro. Io ho cominciato a pensare se sono degli assassini e se questo e quest'altro. A un certo punto ho preso e sono fuggita dalla macchina. E sono andata a cercare mia madre che stava dentro una roulotte insieme ad altre persone, tutti hippie, quindi insomma me lo ricordo Ecco, come se fosse figurati.
un evento Figurati, sociale. che era epoca degli Tanti incubi anni insetti 70, ormai figurati. strambi, capirai. Insetti, animali Allora, enormi, dice ecco, quelli lì. Silvia. Veramente. Allora, Silvia Alice ci scrive: ho la pelle d'oca, ti vedo ancora come la bambina di quella villa accanto al cimitero, di cui tra l'altro tra poco parleremo. Mi fa davvero effetto vederti, seppur virtualmente. Quindi vedi che dai, Silvia, sei mitica. Fabio Brandimarte, 66, te lo dice. E Come la certo, il mio capisco, anch'io cognato. sono più per la vecchia scuola, penso Orrore d'Orrore lo abbia capito bene. Sì, Alice, mi associa alla nostalgia canaglia per il cinema di quegli anni, dice Mauro Fracchetti. Yankee dice film anni 70-80, i migliori assieme ai noir degli anni 40. Andavi al cinema a vedere i tuoi film, ti chiedono? No, perché non erano vietati. Io anche quella villa accanto al cimitero la vidi in anteprima e poi non l'ho potuta più vedere perché è assolutamente vietatissima. Adesso non mi ricordo se era 14 o 18, perché prima la censura era più, aveva molto abbassato l'età della visione, quindi io li ho visti dopo, come tanti altri film che io aspettavo che uscissero, insomma. Però il bello era anche quello, perché tu aspettavi di avere l'età o di per poterti permettere tante cose, come anche, che ne so, andare sulle montagne russe, no? Uno è quegli Certo, eventi, beh. aspettavo i 14 anni, quindi anche i film dell'orrore. È bene che abbiano anche che uno poi si è agognati di vederli e dopo si realizza un desiderio, quindi no, non li ho potuti vedere all'epoca. Mauro ti chiede, a proposito di animali assassini, qualche fobia nella vita reale? No, devo dire di no, cioè mi sogno Ma spesso una bambina che... serpenti. Ma scusate, ma una bambina che si portava un teschio dietro, ma voglio dire, no, cioè adesso, è vero Silvia. Mie figlie mi fanno sempre raccogliere i ragni, mamma, guarda c'è quel ragno, ammazza. Lui invece lo salvo sempre perché io ho grande rispetto per tutti gli insetti, eccetto le zanzare. E quindi no, non ho una particolare fobia. Ovviamente, insomma, c'ho sempre un po'. I serpenti mi fanno un po', tutti gli animali un po', però, insomma, se posso, salvo tutti, ecco. Un grande Grande rispetto per gli Silvia, animali. ci dice Joe, ci saluta anche Beyond the Horror, come gli autoscontro, ci dice Grima, esatto. Allora, che Sì. poi in questo film, per chiudere il film del Grande Caimano, viene la parte di Minù, Yes, della sì, piccola parlavo Minù. in inglese, sì, piccolo menù, sì, è vero, la bambina impertinente, però ecco, io avevo dei ruoli, ho sempre avuto dei ruoli, magari non da protagonista, però in qualche maniera co-protagonista, perché ero presente dall'inizio alla fine del film Esatto. con un ruolo comunque definito e alla fine Eri costante. io dovevo rompere tutto il film, ci stavo sempre. Comunque adesso tra poco arriviamo a Lucio Fulci, però noto, non so se tu l'hai mai notato, penso di sì. Minù, Mai, Nini, È Molly, vero, è Kaden, vero. tutti no, cioè forse una volta ti sei chiamata, perché ne so, Maria, è fantastica sta cosa. No, è perché comunque si vede che, non so, il capello rosso ispira di internazionalità, si Ti vede, posso non dire lo che ha un so. colore di capelli che io ti invidio? Ma ti ringrazio, Però c'è grazie una che tanto. aveva i capelli neri, ce l'ho ancora, ma ormai mi ritingo perché i capelli bianchi impazzano, che aveva proprio colore nero corvino, tipo che la raga la mai in qualche modo. Ma ti invidio quel Fantastico. colore che io adoro, quel colore che tu hai, Grazie, adoro. grazie. È rimasto quello, Grazie. veramente. Allora, la domanda che voglio farti io, piccolissimo, regista indipendente, quando ti rivedi oggi nei tuoi film, o meglio, con che occhi li guardi? Ecco. Questa è una bella domanda. Con che occhi li guardi oggi, con una maturità, sapendo che cosa avevi fatto in quel momento nella vita reale lì? Sicuramente con molta tenerezza perché praticamente riesco a vedermi come se mi sovrapponessi a quell'immagine, io che sto dietro, non so come spiegarmi, vedo con gli occhi di quando ero piccola, quindi tutte le sensazioni, capisco che cosa stavo pensando in quel momento, mi ricordo bene tutto e quindi mi fa tenerezza e tanta, tanta nostalgia di quei momenti, di quello che ho vissuto, perché sono cose irripetibili Il sicuramente. Bano Gatto ti chiede, Silvia, allora quali sono gli ultimi film horror degli ultimi anni che hai visto e che ti sono piaciuti? Allora, Stigmate, Gotica, ma poi sinceramente proprio recenti
Ho difficoltà, adesso non mi vengono neanche in mente, se mi ci metto di impegno magari me li trovo, però purtroppo io sono proprio della vecchia scuola, io sono poi vi dirò bene qual è il mio film Tipo film che hanno ovviamente. fatto discutere, Silvia, tipo che ne so, Martyrs, questi film dove... Ecco, Martin, lo adoro, quello mi è piaciuto Perché ha tantissimo fatto perché discutere ed è... veramente no, non lo associo ad un film dell'orrore, perché secondo me molte volte ci sta poi il taglio, un taglio tra il thriller, l'horror, il parapsicologico, no? E poi si Certo. mette tutto un po' nel calderone dell'orrore. In realtà Martyrs è un po' è più, non saprei come definirlo, comunque è molto parapsicologico, Parapsicologico, legato affronta alla insomma la religione. religione e insomma con una... Martirio. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato davvero. Ecco, a me questo genere di film fanno molto più paura che cioè, dell'orrore non mi fa paura più niente, perché io, anzi, li adoro, per cui per me sentire i brividi, a parte gli jump Ma scare che pure ti te fanno come me, saltare. Silvia, quando ti rivedi, ti rilassano tanto anche da addormentarti a Io volte. proprio ho proprio la necessità, cioè, di vedermi i film dell'orrore, a me fa star bene, è al contrario di quanto uno può pensare, a me è proprio come se fosse una sorta di droga. E quindi Martyrs mi ha lasciato veramente un grande senso di inquietudine, perché a vedere scene così brutte, l'essere umano mi fa molto più paura dell'ignoto, Certo. purtroppo. Jacopo, tra l'altro, ci dà e ti dà soprattutto ragione, altri tempi vissuti in pieno irripetibili, sicuramente a livello mondiale. Brava Silvia, ti dice prima che consiglia anche di vedere, se non l'hai già visto, Il Sacro Male. Fede, dicevi che sei stata alla convention negli Stati Uniti, come accogli questi film il pubblico americano? C'è differenza tra il pubblico italiano e quello straniero riguardo a questi film? Allora, all'estero, parlando degli Stati Uniti, ma ripeto, anche Sud America, Brasile e anche comunque l'Europa in generale, c'è un concetto dell'horror diverso. Da noi è visto quasi, che ne so, fai una cosa dell'orrore, oddio, associato a poi, che ne so, a fa le messe nere, è sempre c'è un pregiudizio, no? Invece lì è considerato come una cosa divertente, poi lo vedete anche a Halloween, ci sta l'esasperazione di tutte le cose, c'è un entusiasmo quasi adolescenziale sull'orrore, sono proprio come dei bambinoni appassionati proprio fino alle viscere. Quindi loro quando ti vedono, io poi non ero abituata, andavo alle convention, Certo. ti pagano, no? Io per me non era. Invece no, loro insistono, è così che deve essere, perché per loro è proprio un piacere, e Proprio un quindi altro tipo di cultura, no, no, è proprio Silvia? diverso, cioè è proprio tutto all'ennesima potenza. Da noi siamo un po' più legati, diciamo, alla letteratura, al concetto dell'horror un po' più raffinato. Loro anche più grossolano, però sono proprio ci mettono l'anima, vengono a vederti da Certo. chilometri, diventano come dei bambini. E io quando sono stata lì, io ero emozionata quanto loro. Poi Tra non mi. l'altro, allora, Non... salutiamo Ilaria, prima ci dice addormentarsi e fare un incubo. Esattamente, quando Fanno uno a Mallorca bene, si però. aspetta pure Ma io quelli rilassarsi. pure ne faccio, sogno spesso film dell'orrore, me li sogno pure la notte, però ci può Allora, stare Silvia, per vogliamo Yes. sapere come sei arrivata a raggiungere il maestro Lucio Fulci. Come è nato tutto? Come è andato tutto, io mi ricordo che stavo a casa, mia madre riceve una telefonata, allora prima fe feci questo provino, mi chiamarono tramite l'agente cinematografico che era Ofelia Garcia. E praticamente che poi anche la stessa di Jacopo, e praticamente sono andata a fare il provino, ci stava, non c'era Fulci, e mi fecero fare un po' di facce, fa la faccia spaventata, fa la faccia Tipo Silvia, fammi un po' arrabbiata. la faccia. Non Aspetta, non entrare in quella casa. mi fa così, mi metti ansia, vai, Posso prosegui. fare anche la voce horror, però quella non entrare. Perché poi tutti gli scherzi telefonici che uno fa dovuto sono anche usano anche per questo. E quindi dopo il provino, mi ricordo che mia madre stava al telefono e mi fece, io stavo là vicino aspettando che mi dicessero qualcosa, mia madre fa così con le mani, fa l'aereo, e là ho capito che mi avevano preso, che dovevamo volare a New York. E quindi per me, cioè, è stata una, sicura la villa accanto al cimitero, è stata un'esperienza unica, irripetibile, non so come esprimermi, proprio mi viene quasi da piangere dall'emozione Che ricordi quando mi hai di ritrovo. Lucio, di quelle volte che l'hai incontrato? Di Lucio, allora, perché siccome c'è una grande curiosità, perché viene considerato un personaggio molto rude,
no? Non Guarda, sì, molto ne avevo anche affabile. un Cagliostro riguardo a Zombie 3 che gira Eh voce che sì. si sono dati una scazzottata. Cagliostro ha negato tutto, che addirittura non si sono incontrati. C'è questa cosa, Sollucio viene Sì, portata ci sta, ma avanti. pure all'estero me lo chiedono spesso. Io devo dire che con me, allora sì, mi mettevo un po' di inquietudine, ma soprattutto perché ero un adulto e io avevo un grande rispetto per le persone adulte. Io lo sapevo che lui era il director, quindi avevo un grande fascino, mi affascinava e l'ho rispettato tantissimo. Non era molto, non era, Era ecco, magari, serio, era ma serio. sì. Perché ne abituati, io stavo all'elementare, uno si aspetta, che ne so, la maestra, che carina, che i bambini, sì, uno presuppone che con i bambini uno è gentile, quindi tu, lui faceva delle cose che tu non te l'aspettavi, perché non era il Però era serio classico. commentario, anche Dario Argento nei racconti, Dario è stato sempre serio con i bambini, Sì, addirittura, no, credo che sia stata profondo rosso, ha fatto piangere uno dei bambini, non mi ricordo se era proprio la no, Emily, tanto quella che pure faceva. io, perché beh, Quindi, ho perché per tanto fare pure queste io, scene ve lo qua non è che stai racconto. facendo in commedia, stai facendo dei film, diciamo, un po' tosti, quindi un bambino deve capire, come abbiamo parlato anche con Jacopo, deve capire tutto, no, Silvia, di quello che va a fare, no? Assolutamente, io comunque seguivo tutto quello che mi diceva alla lettera, ci tenevo tantissimo che lui fosse contento perché io ero molto professionale, quindi anche Giovanni Frezza assolutamente, poi me lo ricordo che Fulci faceva Infatti tanti glielo chiedono, Alice gli complimenti. dice una curiosità, è rimasta in contatto con l'altro bambino di quella villa accanto al cimitero che poi fece anche Manatta Baby di Pulci? Sì, per un periodo siamo rimasti in contatto perché abbiamo fatto una convention insieme nel 2011 a Indianapolis. Siamo volati lì per il 30° di quella villa accanto al cimitero. E quindi c'è stata questa great reunion con Carlo De Meo, Dagmar Lassander, un po' tutti, Catriona fantastica con noi come una mamma. Abbiamo È fatto rimasta infatti delle bella, è foto. rimasta una bella donna, eh? Dolce, come se ci fossimo lasciati ieri. È stato incredibile, è stato un grande affetto. Ci siamo con tutta la crew, ci siamo veramente, non so, sono quelle sensazioni come se eravamo una grande famiglia. Così è Lui si è un po' rimasta. allontanato, no? Hai detto in diverse, cioè Giovanni penso che sia Frezza un... dice: Esatto, sì. lui si è un po' Allora, allontanato. lui è entrato nella circostanza, però lui comunque è un importante ingegnere che vive nei dintorni di Chicago e poi è ritornato al suo lavoro. Perché io ripeto, se tu non sei addentro all'orrore, ti può interessare fino a un certo punto. Se tu ci stai dentro, lo vivi quotidianamente, tutti i giorni, ti aggiorni, cioè sei tu che ne fai parte, capito? Non hai bisogno di essere richiamato. Lui è stato nella circostanza, quindi poi è ritornato però un Intanto grande rispetto. Ilaria, che salutiamo, Silvia sei bravissima. Grazie. Il ricordo più bello che hai legato a quando hai girato questi film. Il ricordo più bello, Silvia, la prima immagine che ti viene anche. Allora, la prima immagine che mi viene è sicuramente lo stupore che può avere un bambino. Adesso forse si dà tutto per scontato. All'epoca era tutto vedere con i propri occhi, i trucchi che facevano anche dietro dei camerini, l'odore del trucco. Il del sangue finto, a me è rimasto impresso l'odore della cipria, gli effetti speciali. Sicuramente quello era una cosa che mi affascinava. Mi sembrava un mondo come sa quando il mago tira fuori dal cappello che ti svelano un segreto. Io ero affascinata dagli effetti speciali. E ancora mi sento addosso il Senti, qui trucco. affermano che Lucio Fulci era fuori gli schemi del cinema, è vero? Beh, sì, lui era chiamato il terrorista di genere, no? Perché praticamente metteva un po' tutto dentro, cioè, non c'era il genere, che ne so, poliziesco, era solo poliziesco, ma ci stava sempre comunque una vena un po' bizzarra in tutto quanto, cioè metteva un po', forse non voleva essere etichettato, e quindi sì, totalmente il terrorista di Jacopo da Napoli genere. ci dice, Silvia, Dario con me è stato un secondo padre affettuoso, ma sul set giustamente era lavoro, quindi si dava il meglio di noi. Alice, un ingegnere è diventato, però grazie della risposta. Fede, tutti abbiamo un sogno nel cassetto, c'è qualche film che avresti voluto fare e non hai potuto fare? Ah, beh, che non ho potuto fare all'epoca, molti non li accettavo, non li ho voluti fare. Poi mi sono ovviamente pentita, ma io
non volevo sentirmi, mi sentivo un po' diverso dalle altre, ogni tanto mi tiravo fuori dal cinema, purtroppo, va bene. Ma un film che avrei voluto fare, sicuramente ce ne stanno tanti, ma vabbè, non so, non mi sento neanche di azzardarmi a dirlo, però L'Esorcista per me, e poi ne parleremo, vabbè, lasciamo perdere il mio film proprio su tutti, però vabbè, Senti, non Davide, va. ci domanda Diania Pieroni. Ci domanda Diania Pieroni. Allora, Anna Peroni, un personaggio un po' particolare, Particolare, praticamente insomma, sappiamo la sì, storia, diciamo, tutto il con passato, con tutto il Tegrelli, insomma, rispetto, con il ma grande io. leader di, insomma, socialista Esatto, Craxi. sappiamo tutto, esatto. Infatti. Allora, devo dire che nel film ha un suo perché, perché doveva fare un ruolo abbastanza incompreso, cioè una persona che sembra quasi che non sa recitare, però in quella circostanza rimane sempre misteriosa e ci stava bene. Io personalmente, per quanto mi posso ricordare, diciamo, non mi era molto simpatica perché io sono un tipo molto socievole, per cui le persone, un minimo, la vedevo come una persona che stava lì, non avevo niente a che La fare. verità, Silvia, se la tirava? Può essere, può essere, per quanto mi possa ricordare, sai, poi quando uno è piccolo, magari prendi posizione anche Vabbè, ma così. io non ti faccio la domanda a caso, eh. Sì, può essere, diciamo, come se fosse stata messa lì perché doveva. Vabbè. Ci siamo capiti, poi magari nel film ha avuto il suo, invece viene ricordata e ci sta bene quando lei pulisce il sangue e fa la parte, diciamo, della persona quasi, non so come ho un termine, ma non è offensivo, però non lo voglio usare, però un po' poco, come, Altezzosa? Vogliamo definire no, altezzosa? No? intelligente in quel ruolo, la parte come se fosse cascava dalle nuvole, no? Ah, ok, quindi parlavi di ruolo, sì. Di ruolo. Ok. Quindi, due parole finali su quella villa accanto al cimitero. Cosa ricordi? Guarda, ti faccio una domanda. Tre cose che ricordi? Devi Allora, tirare fuori dal cilindro. Tre cose che sì, ricordi, una sì. cosa che ti voglio dire è che io non faccio soltanto la parte di May, ma faccio anche la parte dell'abbraccio sinistro di Freudstein, cioè di mio padre, perché e Intanto, quindi nel scusami, Silvia, momento poi in continui. Davide ci dice se la tirava, vero, però funziona. Davide è cui bullista. funziona sempre quando uno è così, si sa come mai, vabbè, giusto, una vecchia regola che sempre funziona e funzionerà. E Certo. comunque, praticamente io, quindi, quando muore Anya Peroni, sono io che la uccido. Lo uccido io perché gli taglio la gola. E io mi ricordo quanto mi piaceva l'effetto speciale di andare là. Dico, adesso mi ricordo che mi avevano preso in braccio salendo le scale, io con la mano poi li dovevo tagliare il collo. E mi ricordo Certo. che facevo muovere il coltello affinché la luce vibrasse e si riflettesse proprio come se stessi, mi sembrava di stare dentro un film che vedevo poi in televisione, no? Quindi mi ci sono messa di impegno. Mi tagliavamo la gola, non moriva mai. E non moriva mai, e non strillava a sufficienza. Allora io mi arrabbiavo perché dico: porca miseria, ma ti sto tagliando la gola, ma puoi urlare, c'è un mostro davanti. Quindi vabbè, io ci Quindi questa è la prima facevo cosa caso. che tiri fuori dal cilindro, e le altre due? Allora, mi ricordo altre due cose. Mi ricordo una volta stavo camminando vicino al Giannetto De Rossi, gli effetti speciali. A un certo punto ci stava una busta, la apro e ci stava la testa mozzata di Anya Peroni in questo urlo di dolore. Era veramente raccapricciante. Io me la volevo portare a casa, non me l'hanno data, come non mi hanno dato tanti pezzi di braccia, di calchi che mi hanno fatto, per me io li volevo tutti. Terza cosa, la scena dove Paolo Malco, dove Freudstein stacca un pezzo di gola di Paolo Malco, prima lui mette il coltello in pancia, escono tutti i bigattini, no? Allora mi ricordo che venne benissimo e Fulci disse perfetta e tutti applaudevano. Io me lo ricordo, stavo là, guardavo, è Cioè, venuta capito? perfetta. Un Buona la perfetto prima! Lucio Fulci, buona la prima, adoro. Fantastico, che sono tutti ad Meraviglioso. applaudire. E intanto Davide ride, eh? Davide Pulici ride alle tue affermazioni. Allora, con la consapevolezza che comunque era finzione, quando giravi questi film pieni di effetti horror sul set, ti sei mai spaventata?
No, assolutamente. Ah, no, perché prima vedevi, io poi dopo da curiosa chiedevo sempre se c'erano delle incongruenze, per esempio nella prima scena dove viene messo, cioè ci sta il coltello che esce dalla bocca, Bello. viene ucciso, e non riuscivo a capire come potesse un coltello stare così a L, cioè te lo metti di qua, esce di qua. E io l'avrei fatto in un altro modo, l'avrei fatto entrare da qua. Vabbè, tutte queste, quindi non, io me le studiavo, volevo sapere il sangue come veniva fatto, ero anche piuttosto critica, quindi assolutamente no, no, non mi piacevano. Io brodo di giugno. Intanto ti chiamano Serial Silvia. Tanto per leggo che ti chiamano Tanto Serial Silvia. Senti, ti chiede per... Davide anche la scena della vetrina, ce la racconti? La scena della vetrina, le risate, perché allora io ero timidissima, lo sono anche adesso, ma mi sono trasformata, ho imparato a essere molto meno timida perché sennò di mio ero patologico, era patologica la timidezza. Mi dissero, vai, fai questa scena dove devi piangere e vedrai che non ti, la dobbiamo girare in città, non ti guarderà nessuno. Va bene, incomincio a fare questa scena, mi giro dietro, ci stavano 200 persone dietro che stavano tutti guardando, ho detto, mi vergogno, come faccio, aiuto. Allora non mi veniva da piangere, oltretutto moriva Agnia Peroni e a me sinceramente non è che fregasse più di tanto, quindi non riuscivo a medesimarmi. E quindi non ci riuscivo, mi misero pure le gocce finte, ma non... Dopodiché Fulci in quella circostanza si arrabbiò talmente tanto che praticamente, oh, eccomi, la scena delle bambole, fantastica. Sì, che bei Volevo ricordi. riportarti un po' indietro nel tempo con questa Emma. Grazie, ma io, vedi, mo mi vesto gotica, io ho la passione del gotico, quindi mi viene tanta tenerezza. E insomma, praticamente giravo quella scena, Fulci si arrabbiò tantissimo, anche mi venne da piangere perché mi ero proprio spaventata e la scena venne molto realistica, venne molto bene. Poi dopo però ho parlato con Antonella Fulci che fu molto carina, mi abbracciò, mi disse sta tranquilla, insomma non è che ce l'ha con te, insomma, anzi so che mi voleva molto bene, quindi mi fu molto piacere. Ilaria ci dice: Aveva... Silvia, sei una grande, sei nei cuori di tutti noi. Lucio No, Fulci, grazie. By Direction, grande Grazie. Silvia, ti dice Foxy Lady di December. Punita, brava, bellissima. Dice Crima. Allora, io andiamo avanti, poi ti voglio fare una domanda. Non so se Jacopo c'è ancora, dopo devo fare una domanda che ho già fatto a Jacopo, te la devo rifare anche a te. Ma Ok. aspetto un po', una mia curiosità, eh. Allora, Sì. poi hai fatto Nini con Giorse hai fatto il ruolo di Nini in Albertazzi, Giorsei, giusto? Dodge Sound. Sì. Giorsan. E poi hai fatto Murderock sempre con Fulci. Ci racconti anche questa esperienza di Come no, io Murderock? avevo un piccolo cameo. In realtà, ecco, come ripeto, tutti i miei ruoli sono stati magari piccoli o piccoli concentrati con il loro perché oppure costanti sparsi diciamo un po' in tutto il film. Nel caso di Murderock è stato decisamente un cameo perché io dovevo fare la parte di questa bambina paraplegica. Mi ricordo che mi misero su questa sedia a rotelle e mi fecero dice vai, vai, vai per i corridoi e mi esercitavo, mi dovevano dare delle gambe finte. In realtà poi hanno deciso di tenere le mie, si vede che erano abbastanza brutte, non lo so. No, dai. Con la coperta non si vede, vabbè. E praticamente dovevo fare questa parte della bambina piuttosto perfida, che però poi scopre che è l'assassino, quindi ho un ruolo importante, non piccolo ma importante. E Fulci mi disse: Silvia, adesso ti lascio libera, parla degli insetti, delle diapositive che vedi e cerca di essere un po' macabra. E così praticamente comincio a vedere queste diapositive di insetti, tutto quello che dico l'ho improvvisato là per là. Con grande Che piacere, però. bellissima. Quindi, beh, questa è però anche la bravura, perché non è che un bambino improvvisa e va bene in un film, cioè non è che il primo, invece devo dire che adesso, insomma, riguardando Murderock, è stata veramente molto 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 brava, molto brava Grazie. veramente. Tra l'altro qui hai avuto la richiamata di Lucio in qualche modo. Esatto, perché fu nell'84. Allora, mi sarebbe piaciuto fare anche Manhattan Baby, però ovviamente io con i capelli rossi non potevo fare la sorella di Frezza. E Giovanni so che invece avrebbe voluto tanto, infatti avrebbe voluto che fossimo ancora insieme, però non l'ho potuto fare. Ecco, Manhattan Baby l'avrei voluto girare con Giovanni, Chi sì. ti ha stoppato, Silvia? Chi Pardon? ti ha stoppato? Perché in realtà io posso dire uno si poteva fare pure una tinta a una bambina, no?
Non lo so, si vede che, non lo so, sai cos'è, probabilmente è meglio forse che siamo rimasti nell'immaginario, perché se no dopo, cioè preferisco essere ricordata per mai di Certo. quella lì accanto al cimitero come una persona che viene, una bambina che viene dall'aldilà, piuttosto che poi essere associata alla sorella di Giovanni, preferisco essere la sua salvatrice. Che regina in questa risposta, che regina in questa risposta. Beh, io so che malacofa. No, scherzo. Allora, Alice dice, hai un film che preferisci della filmografia di Lucio Fulci? Beh, tanti film belli, oltre, vabbè, quelli classici, Non si inizia così, un Paperino, anche Lo squartatore di New York, oltretutto, perché lui era capace veramente di fare di tutto, c'era molta violenza nei suoi film, ci sta, la violenza ci sta sempre, È ovvio. però posso dire un'unica cosa, è che credo che quella Villa accanto al cimitero fu l'unico film gotico. E lo potete vedere dai colori della pellicola, dalle foglie autunnali, il color pastello, proprio il genere. Penso che sia abbastanza unico nel genere orrore, come un horror gotico. Ok. Io sono. Se dovessi scegliere titoli di film horror che ti hanno particolarmente colpito, quali sarebbero? Ma penso abbiamo già risposto a questo più o meno negli Ah, ultimi ma film. io lo devo far vedere, perché come no, come non posso farvi vedere che cosa, quale può essere? L'esorcista con Regan McNeil. Chiaramente. Certo, Con la Linda è Blair. Linda Blair. assolutamente il film in assoluto che mi ha sconvolto la vita, che aspettavo che lo potessi, di poterlo vedere, e me ne parlavano quando ero piccola, anche quando stavo girando Danì Danone, la pubblicità di quando ero piccola, mi parlavano anche di Profondo Rosso, io rimasi affascinata, dico lo devo vedere, io ero piccolissima, avrò avuto 6 anni, ma sono quei film che ti entrano dentro. L'Esorcista, anche Profondo Rosso, Invece L'Esorcista è degli tutta anni una. 80 ti chiedono qual è il film più bello italiano, horror degli anni 80. Io purtroppo di film italiani, aspetta, no, perché poi rimango sempre ancorata tipo all'Anticristo, no? Io quel genere di filone, il filone un po' dove ci sta di mezzo la religione, perché mi incute sempre più paura. Degli anni Certo, 80, mi certo. ricordo che vidi La casa di Mary, se non sbaglio, che Sì, degli anni 80, certo. mi fece abbastanza paura, ma comunque sono rimasta più fine anni 70, come miti dell'horror. Ci sono dei film che a me fanno parte proprio del puzzle della mia vita, cioè, sono proprio insiti dentro di me. Senti, hai girato poi nel 2014 un corto, il ruolo di Karen Cook. Ci vuoi parlare? Non me lo ricordo quale. Violets, qui, almeno dimmi se è vero, perché io sto su un sito che è Violets Bloom at Empty. Non mi risulta, non mi Non ti risulta. Io ho risulta. Ti fatto, hanno ho girato. messo, tu lo sai che No. su IMDb ti hanno messo all'interno di questo film? Fantastico, vabbè, me lo metterò nel curriculum, così divento più updated, no? No, ho girato dovevo fare un teaser molto bello, di un film molto bello, non è stato più fatto, però insomma, no. Guarda, ti faccio vedere, guarda, ti faccio vedere questo film in viola, Violets, vedi? Ah. Me lo andrò a vedere, dopodiché cercherò Guarda di un po', capire perché. Pensa vedi? te. Buono, va bene, adesso. Vabbè, allora fine fatto, sì, scusate, diciamo di sì, va. Annoveriamolo insieme agli altri, sì, No, capito, perché perché. poi è anche un sito importante quello di IMDb, quindi va bene. Va Allora, bene. tra poco ti faccio la domanda che sei in comune con Jacopo, Domandone. eh? Ok. Nella tua filmografia c'è un film che ti è venuto energicamente difficile essendo all'epoca una bambina? A No, 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 no. proposito di danza, parliamo un po' del ballo e della musica, altra passione di Silvia. Come sanno gli amici di Facebook, è sempre degli anni Ottanta, dici un po'. Sì, perché vedi, sono rimasta proprio ancorata nel passato. Io adoro la musica tutta, 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 anche techno, tutto. Però ballare la musica degli anni Ottanta mi fa tornare indietro in quel periodo fantastico. Trovo che sia, è proprio, mi muove, io vado con gli amici a ballare per proprio portare l'allegria, perché per me è bello poter ballare, divertirsi, proprio come segnale di condivisione e non pensare a niente.
per quello è. Alice ci chiede: Silvia, io in Manhattan Baby ci ho visto sempre qualcosa dell'esorcista. Che ne pensa? Potrebbe essere stato un po' di ispirazione per Lucio Fulci? Tu che lo conoscevi bene. Ma guarda, io penso che l'esorcista abbia comunque lasciato, abbia lasciato tanto, tanto, tanto a molti, molti, molti registi, molti film, per cui, perché è stato proprio l'antesignano, è quello che ha dettato tantissime regole, quindi Anche ancora probabilmente oggi il forse grande qualcosa cult di ci sta. cult. Infatti, per me è irripetibile. Se vogliono fare poi un remake, assolutamente io li odio i remake, non andrò mai a vedere. Per me è un sacrilegio, veramente. E quindi penso che qualcosa abbia lasciato, sebbene Fulci è sempre molto originale nelle sue cose. Forse Murder Rock mi fa venire, per esempio, in mente il periodo che ci stava anche Viamonte Napoleone, no? Quel genere di film italiani dove c'era l'assassino dedicato un po' alla moda, qui nella musica, però c'era sempre un po' il filone, come c'era il filone dei film catastrofici, di Monster River. Tipo il film del Grande Caimano, no? Che c'era lo squalo, c'era il periodo che si seguiva un po' un genere, diciamo, una linea, Esatto, ecco. come negli anni 70 c'erano i film sull'ecologia, no? Tanti film che si ispiravano insomma, Anche. all'ambiente, all'ambientalismo, assolutamente sì. La domanda è questa, Silvia, rispondimi con massima sincerità, perché già l'ho fatta Jacopo. Lucio Fulci non c'è più, Dario c'è ancora, quindi si potrebbe anche chiedere a Dario Argento per quanto riguarda Jacopo. Ma perché vi facevano mettere quelle tipologie di scarpe ai piedi? Ma perché c'erano le scarpe tipo correttive? Che scarpe ci avevamo? No, ma scusa, io ho visto proprio le scarpe tue, mo dovrei andare a pescare la foto che ti ho fatto vedere prima delle bambole. Ma Madonna. io quelle scarpe, io sono nata nel 76, quindi siamo là più, ma io non me le ricordo che queste Ma scarpe ce fossero l'aveva Jacopo esistite. le scarpe da femmina con l'accetto, quelli con la Vabbè, fibbietta. ma scusa, ma adesso io non è che voglio, sai che ti voglio un bel dettaglio, perché, ma io, no, adesso vi faccio vedere, perché io non me le ricordo queste scarpe così, cioè, eccole qua, e adesso mo ingrandisco la foto. Perché io ti devo far vedere questa cosa. Perché tu non te le ricordi? Vedi che è una tortura, che cos'era? Non mi basterà più la tortura. Io mi ricordo delle scarpe, vabbè, le scarpette che ti mettevano tipo con l'accetto, così, no? Quali erano? Fammi vedere. Questa cosa fantastica. Oddio, sembrano le scarpe della Rottermeier di Heidi, che ti devo Sembrano dire? quelle della strega dell'Ovest del Mago di Oz. Non Quelle so se ce l'hai. appuntite, siccome non ci avevo fatto caso. Cioè, Però ce l'ha io, pure ma Jacopo, che è sia orribile. Jacopo, che eravate bellissimi tutti e due da bambini, no? Dico, ma perché rovinarvi mettendovi quelle scarpe là? Mo te, bene o male, con i calzini ti sei salvata perché c'avevi queste idee, la calzamaia nera. Ma Jacopo, voi vi accoltello tutti, dice Jacopo. No, perché Jacopo, allora, ma io perché Fantastico. io sono rimasta spaventata quando ero piccola dalle scarpe. Ma io non me le ricordo, io ero... Sono nata nel 76, è vero, sono un po' più piccola di voi, più o meno, diciamo, quell'epoca, ma io mi ricordo che a me mi vestiva così mia madre. No, ma meno male, infatti si è visto poi da che famiglie venivamo, no? Cioè, ognuno aveva Esatto. la sua famiglia malata, la sua famiglia malata. Che Da rimane un mistero, noi, sti calzini fatti da... scarpe era il minimo, voglio dire, cioè, sembra che tutto l'entourage fosse. Poi Ah, una cosa Jacopo che invece vi. aveva il suo vestitino natalizio che sembrava Pinocchio, in Poi realtà. Suspiro ha pure detto che hanno pure fatto la piastra ai capelli, no, vabbè. Esatto. No, no, questo è un episodio divertente, fa vedere, ma la scelta dei Fantastico. costumi com'era? Cioè, era strana, era un po'. Ma perché va bene quella di là? Vabbè, io per ovvie cose dovevo avere dei vestiti del 1800 e belli. Devo dire che il cappottino verde mi piaceva tantissimo quello stile. E Jacopo, magari un po' più sfigato, perché negli anni 70, insomma, andare in giro così già tutto sarebbe stato. Forse è più utile che quel coltello lo prendevo, ci diceva forse la mamma, basta, non mi vuoi mettere un paio di jeans, insomma. Eh certo. No, guarda, veramente, veramente. Allora, poi Lucio Fulci morì. Cioè, insomma, Sì. tu come te la ricordi quel periodo? Quando, come sei stata informata? Chi te l'ha detto? Allora, come sono stata informata non me lo ricordo, ma ti posso dire che il dolore è
E il dispiacere, adesso che sono grande e consapevole, è maggiore adesso che ho visto anche dei documentari, anche di recenti, di Fuji Talks, recentemente ho visto La Casa del Cinema a Roma e mi sembrava di vedere quasi mio padre, mi veniva quasi da piangere, mi sono molto legata a lui più negli ultimi tempi che all'epoca. All'epoca dopo mi sono staccata dal cinema per mia scelta proprio. E ci sono ritornata e adesso mi è tornato tutto il pathos, tutta l'empatia, i ricordi. Quindi a me dispiace tanto. A vederlo e sapere che non c'è più è un vero peccato per tutti. Chissà cosa avrebbe fatto, ma comunque, se non, anche che non faceva film o altro, era una persona veramente in gamba e penso che sia veramente un peccato che non ci sia più. Tu come l'hai saputo, Silvia, che era morto? Chi te l'ha detto? Non me lo ricordo chi me lo disse, penso di averlo letto da qualche parte perché era il 96 se non erro, però non credo che chi sia passato, cioè, non è passato un po' in secondo piano, non è stato riconosciuto, cioè è morto il No. grande regista, no, no, non si è sentito, e Sai, questo si è parla un. molto, no? Questa è una cosa che mi ha colpito anche molto quando è morta Daria Nicolodi, no? È vero che era un'attrice di genere, è vero, è. Quello che mi ha dato più fastidio sono due cose: che a Daria Nicolodi non gli è stato riconosciuto sui giornali, quello che ho potuto dire a parte su TV, niente. Non gli è stato riconosciuto tutti l'ex compagna di Dario Argento, no? Ah, E che errore. c'è un po' La questo che è un gigante. frustrazione. Maschilismo imperante, ok? Cioè, io me ne rendo conto quotidianamente, non è cambiato, è cambiato qualcosa, è cambiato, ma non, cioè, non più di tanto. Non gli è stato riconosciuto quello che Dario ha fatto, anche in qualche modo vicino a Dario. Dario, secondo me, ha avuto l'epoca migliore. Adesso io non so se ha avuto l'epoca migliore anche grazie a Daria. Secondo me sì, ma a un mio Sì. parere, Madonna, umilmente. è sempre raggiunto, poi sicuramente sì, penso di averlo pure letto da qualche parte che sia stato Poi così, io perché vedo tanti associare. attori e chiedo venia di questo, tanti attori piccoli, caratteristi, e i caratteristi sono importantissimi, che vengono più ricordati di un grande Lucio Fulci o di una Daria Nicolodi. E allora mi chiedo cosa c'è che non va. E non so se proprio Davide qualche tempo fa aveva fatto proprio un post dove diceva che questo racchiude un po' il fatto che il genere horror venga sempre messo all'angolo, da parte. Siamo un po' considerati, non voglio dire come i cinepanettoni, ma poco ci manca, e quelli comunque hanno fatto i soldi al cinema, nel bene o nel male. E tu che cosa pensi, Silvia, appunto, di questi grandi personaggi come Lucio Fulci, che sono stati poco considerati, anzi grazie a Nocturno appunto sono stati molto rivalutati, sono tornati in auge, È sembra ce ne fosse stato bisogno, sempre la ovviamente, per i fan. stessa cosa. Sì, no, sempre la stessa cosa. In Italia ci si ricorda sempre quando la gente muore, un po' come quando uno, che ne so, va ai funerali e dice: Mannaggia, se l'avessi fatto prima, se l'avessi salutato prima, no? È sempre dopo. E per Fulci, dopo purtroppo ci sono stati anche dei problemi di budget e altre cose, quindi è stato. Diciamo, ha avuto un attimo un passaggio da un certo tipo di film ad altri tipi di film. E il fatto di non essere stato ricordato è, purtroppo, se tu parli oggettivamente, se tu dici Lucio Fulci e Dario Argento in Italia, Lucio Fulci devi essere proprio un appassionato per sapere chi sia. Esatto. Quasi devi stare a spiegare chi sia. E a me dispiace doverlo dire perché non devi spiegare chi sia un maestro. E all'estero invece dici Fulci. Tutti Apri di sanno così. cielo. Cielo in Italia invece no, e purtroppo non c'è più e avremmo dovuto imparare tanto da lui e speriamo che qualcuno ancora riprenda, ma meno male che ci sta Quentin Tarantino e meno male che ci sta, ma pure Eli Roth che ci ricordano e anche Sam Raimi che sono dei grandi appassionati di Fulci, E ci hanno quindi. fatto, tra l'altro, Eli Roth ci ha fatto dei documentari sul cinema italiano, quindi voglio dire, Esatto, a quindi insomma, parlare come si dice, Rules, ancora Rules, e quindi va ricordato assolutamente. Tra Ilaria l'altro, dice: lì. perdere Lucio è stato come perdere una parte di storia italiana, doveva fare la maschera di Assolutamente. cera, ci dice prima, Eh sì, aveva tanti perché progetti.
gli ignoranti hanno sempre disprezzato l'horror, ci dicono. Gli horror sono i peggiori, ma i migliori di tutti allo stesso tempo. Mauro, un doveroso ricordo di Lucio e Daria. Grazie a Tania per averli ricordati stasera, anche Davide Pollice per i suoi approfondimenti su Notturno. Esatto. Anche mia madre ha paura, eppure un tempo li guardava, dice Crema. Tra l'altro voglio dire che abbiamo fatto per tanti giorni dei sondaggi sul miglior film di Lucio Fulci e hanno vinto a pari merito Non si sevizia un paperino e L'aldilà, per l'appunto. Hanno certo, vinto con 18 voti ciascuno e quindi hanno vinto, erano andati in finale L'aldilà, gli altri due film della trilogia, per l'appunto, Non si sevizia un paperino, che è uno dei miei film preferiti in assoluto per quanto riguarda Lucio Fulci. Ha raccontato proprio uno spezzone sociale, e quindi sì, no, comunque sui volevo film, dare, se va... volevo dare sì, il risultato finale del sondaggio. Allora, l'arte è riconosciuta maggiormente sì, è vero, l'arte è riconosciuta maggiormente all'estero, ci dice Jacopo. A me piacciono quelli mistici, si parla ancora di film. Silvia, che cosa, questa esperienza che hai avuto da te, tu non hai avuto una vita normale, parliamoci chiaramente, no? Un bambino no, va a scuola, fa tutte le cose, tu non hai avuto una vita normale, ma hai avuto una vita molto particolare, molto bella sotto questo aspetto, se proprio la vogliamo dire, e se poi il significato di normale sia quello, non lo so, forse no. esatto. Quello che ti volevo chiedere è che bagaglio ti porti dietro di tutte queste esperienze bellissime, di tante persone che hai conosciuto, i tanti viaggi che hai fatto quando eri piccola. Che È una bagaglio cosa ti che porti noi dietro? tutto, mi porto dietro tutto, mi porto dietro tutto il mio modo di. Io ero già in un determinato. Mamma mia, vi posso dire una cosa di questo pezzo? Io non riuscivo a strillare. Allora mi facevo muto e poi dopo abbiamo doppiato sopra perché non riuscivo a strillare bene, mi facevo pure un po' di mal di gola. Quindi mi ricordo che l'avevo fatto così. Guarda quanto eri bella. E qui è il finale quando vengo chiamata, che poi lo dico un Certo. po' volante, però io sapevo una cosa, e in realtà poi mi è stata dagli appassionati, insomma, mi è stata un po' smentita, che ci stava la Mary Freudstein, mia madre, l'attrice, e all'inizio doveva essere una persona, infatti se non sbaglio si vede nella tomba, no? La foto, Sì. e poi nel film è un'altra, perché io vi ricordo che per si era suicidata l'attrice principale, quindi mi piaceva questa idea, no, di un po' dietro il sai, la leggenda metropolitana. In realtà mi hanno detto che si era ritirata, credo, una cosa del genere, e mi è dispiaciuto, cioè, poverina, ci mancherebbe altro, non voleva che si suicidasse, però era più bello sapere che ci stava una storia del genere Ecco qua, quel accompagnata. tuo amico. Sì, c'aveva la faccia molto da Nicholas della famiglia Bradford, perché quello era il periodo che andavano i bambini con gli occhi grandi, con il viso piuttosto femminile, perché davano dolcezza, È rappresentava vero. proprio il viso del bambino in assoluto, no? L'accostamento di lui biondo platino, io con i capelli rossi, mi fa sempre molta tenerezza, Domanda, come un chi ti invita a fratellino. fare 100 volte? Progetti futuri? Ti chiedono? Sì, progetti futuri. Allora, sì, l'anno prossimo stiamo vedendo un film negli Stati Uniti, un film di Henrik Rhodes, che è un regista americano, e stiamo valutando, e poi sta riscrivendo la parte per me, quindi vedremo. See you, Henrik, if you're there, ciao. Perché dovrebbe essere collegato, almeno Certo. detto, insomma, e poi sì, comunque tanti piccoli progetti anche con i ragazzi di Senti, ti faccio un'altra Fantasmagoria. domanda. Visti i ruoli che hai fatto, come reagivano gli amici e compagni di scuola all'epoca? Mi hanno sempre visto come una persona stramba, però io sono contenta di questo, cioè sempre fuori dagli schemi, perché poi io in quinta elementare mi ricordo che girai da regista un film thriller con i bambini dell'elementare, e io dovevo fare che c'era l'assassino, il matto, che uccideva col coltello, e mi ricordo che mi venivano a casa a prepararsi, poi ho girato nel prato con il Super 8, mi dicevano le mamme, ma non puoi girare un film d'amore, no? Che film d'amore, che schifo! Capisci? Allora, Silvia, è già finito il nostro tempo a disposizione. L'ora è passata, sembra 10 minuti fa, è vero? Eh sì, esatto, vi voglio Quindi ci solo dire aggiorni, una cosa. Silvia. Visto, innanzitutto, volevo dirvi che un regalo che mi è arrivato sono pezzi di quella villa, scratched, sono stati staccati dalla casa e me ne hanno fatto un cameo. Bellissimo, Questo. bellissimo. Silvia, come ti sei trovata?
Benissimo, grazie Tania, veramente a tutti quanti i fan di Ore d'Orrore Anche e ci grazie per sentiamo perché portare abbiamo avanti deciso ma come di andare no. proprio alla vostra festa, in qualsiasi festival, vero? Sì, assolutamente insieme, ma io ringrazio perché l'horror va tenuto vivo e quindi per tutto quello che fate, E poi perché ci rende belle, sì, ci proprio negli esatto. occhi. Fa bene, fa sorridere in realtà e ma ci fa venire i brividi e ne abbiamo bisogno. Vi ricordo che tra 10 minuti ritorno perché parte la prima puntata in clima natalizio di Horror Chocolate e oggi, in occasione della prima della Scala di Milano, abbiamo scelto 10 film horror che si basano su opere teatrali o liriche. Quindi preparatevi perché c'è opera, deliria, c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Vedetelo tutti. Silvia, ti voglio bene. Un bacio anch'io, un bacio a tutti quanti e io lo dico sempre che l'orrore ci stupisca sempre perché non fa mai male a nessuno finché rimane così, anzi, rimane sempre una parte di noi stessi, portiamola avanti e cerchiamo di trovare nuovi progetti, inventarci sempre Assolutamente, qualcosa. assolutamente. Ciao Silvia, alla prossima. Un Grazie, buona serata a tutti e buon proseguimento con Tania e Ore di Orrore. bacio, Ciao! ciao.